Amici appassionati di calcio e in particolare del circuito EIFA Calcio Elite, un cordiale saluto dal centro sportivo Urbetevere. Buonasera da Luciano Cesaretti, Alessandro Fiori. È tutto pronto per Maccabi Sporting Roma, partita valevole per la seconda giornata del gruppo A di Coppa MIV. Arbitro dell'incontro il signor Meloni, coadiuvato nella sua direzione dagli assistenti Moltoni e Iavarone. Pronti per il calcio d'inizio, vediamo l'arbitro consultare i propri collaboratori. Ecco il primo pallone giocato dal Maccabi, Maccabi Sporting Roma, partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Coppa MIV. È subito la squadra in completo nero che vedete attaccare da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione a muovere palla. Palla che è stata però già riconquistata dallo Sporting Roma con Cirinna che apre a destra e vediamo l'azione della squadra ospite svilupparsi. C'è un fallo prontamente riscontrato dal direttore di gara, il signor Meloni, fallo fischiato a Piazza Sed, calcio di punizione in favore dello Sporting Roma da posizione piuttosto interessante. Alessandro Fiori, siamo all'altezza del vertice destro dell'area di rigore, tutti spostati naturalmente sul versante destro rispetto al fronte d'attacco dello Sporting. Assisteremo presumibilmente ad un cross verso il cuore dell'area di rigore. Eh sì, posizione interessante, adesso vedremo lo sviluppo di questo calcio di punizione. Grappolo di uomini all'interno dell'area di rigore, il tiro direttamente a rete, ha provato Pompili la soluzione, ha colpito con l'esterno del piede destro, pallone alto sopra la traversa di Funaro. Dunque rimessa in gioco adesso per il Maccabi, il portiere Funaro al rinvio, pallone che si alza e spiove all'interno della metà campo del Maccabi, viene recuperato dallo Sporting Pompili che deve evitare anche il direttore di gara, poi un pallone che giunge docile dalle parti di Funaro. Se n'è andato il primo minuto di gioco, i primi 75 secondi, il parziale è sempre di 0-0 qui al centro sportivo Urbetevere tra Maccabi e Sporting Roma. Formazioni delle squadre, allora con qualche istante di ritardo ve le possiamo fornire. Il Maccabi si schiera con Funaro tra i pali, Soggiu, Veneziano, Spagnoletto e Piperno in difesa, Gioia, Zibikov e Maroder a centrocampo. In attacco il tridente composto da Daniel Pavoncello, Moretti e Piazza Sed. Adesso vediamo lo scatto di Moretti che viene contrastato efficacemente da Capitan Cicchetti che poi evita che il pallone esca a fondo campo. Cicchetti lavora il pallone sulla destra, adesso lo Sporting manovra ottimamente la formazione allenata da Fabrizio Valente, poi Gioia interviene per il Maccabi, attende compagni, scambia con il numero 87 Arman che dunque è in campo dall'inizio nella distinta di gara che c'era stata fornita. Arman figurava in panchina, non c'è Zibikov che dunque siede accanto al tecnico del Maccabi Federico Ascoli. Dunque un Maccabi che ha presentato una variazione nell'undici iniziale rispetto alle previsioni. Pavoncello effettivamente agisce da intermedio di destra nel centrocampo a tre, mentre Arman completa il tridente offensivo con Moretti e Piazza Sed. Vediamo lo Sporting, adesso un lancio che intendeva raggiungere il giocatore esterno destro, palla irraggiungibile, ma comunque si era alzata la bandierina del secondo assistente, il signor Iavarone. Sporting che schiera Chiodo tra i pali, Michael Rapone, Maglietti, Cicchetti e Toschei in difesa, Pompili e Ronzani a fare da cerniera davanti alla linea difensiva, quindi Scognamillo e Giuseppe Rapone e Venditelli alle spalle dell'unico terminale offensivo che è il numero 9 Cirinna. Siamo ancora naturalmente alle battute iniziali, Alessandro Fiori, 3 minuti e mezzo se ne sono andati dal fischio d'inizio dell'arbitro Meloni, partita sullo 0-0, bloccata naturalmente sullo 0-0, ma adesso assistiamo intanto a un tiro improvviso da parte di Moretti che si perde oltre la traversa. E Alessandro,
fin qui forse meglio lo Sporting. Il Maccabi ha avuto qualche problema di approccio, la partita è forse stata una delle lacune, una delle carenze del Maccabi nella passata stagione, quella dell'approccio iniziale. Sì, è vero, anche se è veramente passato troppo poco per dare un primo commento sulla partita. Comunque sì, mi sembra che lo Sporting sia ben messo in campo e sia partito molto bene. E proprio lo Sporting adesso attacca con Giuseppe Rapone che prova a destreggiarsi fra un nugolo di avversari. Alla fine il rinvio di Veneziano, ancora Sporting, conclusione del numero 8 Ronzani, pallone che esce alla sinistra di Funaro. E dunque seconda conclusione da parte dello Sporting dopo il tiro di Pompili direttamente da calcio piazzato. Adesso ci ha provato Ronzani, uno dei giocatori più esperti della squadra allenata da Fabrizio Valente. Ronzani che ha militato anche nelle file della Strea in Serie D per quanto riguarda i campionati figici, dunque si tratta di un giocatore di assoluto livello. Naturalmente adesso con l'avanzare dell'età Alessandro Fiori il rendimento non sarà più quello degli anni d'oro, ma è pur sempre un giocatore di classe e carisma. Beh, io comunque ricorderei tanti giocatori che hanno fatto anche la Serie A, la Serie B e tutte le varie serie professionistiche che hanno giocato in questo campionato, ce ne sono tanti. Eh sì, ce ne sono tanti, quest'anno ancora no, perché insomma siamo ancora all'inizio, poi ci sono tutte le ripercussioni legate alla situazione del Covid, ma negli anni passati abbiamo visto i vari Perrotta, Stendardo, Cassetti, Tonetto, anche campioni del mondo, giustamente facevi notare. E poi c'è anche Sergei Zibikov, di cui abbiamo parlato in apertura di questa nostra radiocronaca. Sergei Zibikov che ha militato in quella che può essere definita la Serie B ucraina. Anche Zibikov ormai ha raggiunto le 45 primavere, però insomma i colpi ce li ha sempre. Nel frattempo è terminato a terra un giocatore dello Sporting Roma, calcio di punizione assegnato alla formazione in maglia bianca, che oggi è al debutto nella stagione 2021-2022 del circuito EIFA Calcio Elite. Nel primo turno della fase a gironi ha infatti riposato, ricordiamo che queste due squadre sono inserite nell'unico raggruppamento con sole tre formazioni, oltre allo Sporting e al Maccabi c'è il Real Miami, Maccabi che peraltro ha vinto la gara d'apertura proprio per 3-2 in casa del Real Miami, partita che noi stessi abbiamo commentato, Alessandro Fiori, una gara che si è risolta nel primo tempo, 3-2 il risultato finale, quindi un primo tempo scoppiettante, poi nella ripresa è accaduto ben poco. Sì, la ricordo benissimo la partita, diciamo che il Maccabi comunque la poteva chiudere molto prima, poi però ci è mancato poco, il Real Miami nel secondo tempo faceva il colpaccio. Una partita condizionata anche dalle ridotte dimensioni del terreno di gioco del Pontificio Oratorio di San Paolo, problemi di dimensioni non ve ne sono qui al campo dell'Urbe Tevere, che è sicuramente un gran bel campo come molti altri del circuito EIFA. Ecco Piazza Sed con l'esterno del piede destro per lo scatto di Arman, fermato, poi va lui stesso a commettere fallo sul numero 3 Toschei, che era andato a chiudere la diagonale difensiva. Dunque punizione accordata dall'attentissimo signor Meloni alla squadra ospite. Anche Toschei è un ragazzo di prospettiva che milita nella Lazio Calcio a 5, dunque Alessandro Fiori, continuiamo a sciorinare nomi di giocatori che hanno in qualche modo vestito maglie importanti. Sì, ma in questo momento, questo anno, questa stagione abbiamo anche il nostro Lovinson, che è comunque un ex anche lui, che ha fatto la Champions. I preliminari della vera Champions League con la squadra maltese del Birkirkara, fu eliminata questa squadra al terzo turno preliminare dallo Žilina, che poi appunto andò a disputare la fase a gironi. La battuta di Veneziano per Piazza Sed, che mette giù un buon pallone, poi contrasto vinto da Maroder che impegna severamente il portiere Chiodo.
E allora, quando sono trascorsi esattamente 9 minuti dall'inizio del confronto, segnaliamo il primo vero intervento del portiere Chiodo. Maccabi che insiste, Pavoncello, tiro! È parata ancora di Chiodo, tiro forse troppo centrale. Ma nel giro di 30 secondi il Maccabi per due volte è andato pericolosamente al tiro e forse lo Sporting in questo frangente ha lasciato a desiderare. Capovolgimento di fronte, avanza Venditelli ai 20 metri, il tocco per Cirinà che ha un controllo difficoltoso, viene rimontato da Maroder che poi con la collaborazione di Spagnoletto va a sventare questa iniziativa dello Sporting. Non c'è un attimo di tregua, Arman lavora un buon pallone, chiede l'assistenza di Soggiu, Daniel Pavoncello vede il taglio di Spagnoletto che era andato a portarsi addirittura in posizione di centravanti, lui che è un difensore centrale, non aggancia, ma insomma il Maccabi quando affonda ci sembra realmente pericoloso. Alessandro Fiori. Sì, si è accesa la partita tutto insieme in due minuti, abbiamo visto due grandi occasioni, la prima grandissima parata di Chiodo, sulla seconda poteva fare un po' di più l'attaccante perché aveva tutta la porta praticamente a pochi metri. Eh sì, ha calciato forse troppo centralmente Daniel Pavoncello, fatto sta che lo Sporting gioca bene però concede qualcosa dietro e questo forse è uno dei punti deboli se vogliamo della squadra di Fabrizio Valente che però ha palesato nella scorsa stagione una crescita costante. L'anticipo secco adesso di Toschei che si propone anche in zona offensiva con l'esterno del piede destro per Cirinna oltre la linea difensiva, posizione di fuorigioco prontamente segnalata dall'assistente Iavarone. Il gioco è già ripreso da Maroder in direzione di Piperno. Piperno attende il movimento dei compagni, poi cede nuovamente a Maroder in avanti per Moretti che è arretrato a caccia di palloni giocabili. Piperno adesso per Arman in scivolata, l'intervento di Toschei, palla che esce in fallo laterale, la rimessa è anche in favore dello Sporting perché l'ultimo a toccare è stato il numero 87 Arman, dunque rimessa laterale in zona difensiva per lo Sporting Roma. Vi diciamo che in contemporanea con questa partita si sta giocando al Centro Sportivo Atletico 2000 anche il derby delle ferrovie tra Dopolavoro Ferrovia Ciampino e Unione Ferrovia di Roma. La squadra ospite, quindi quella dell'Unione Ferrovia di Roma, è in vantaggio al momento per 1-0, dunque vi diamo anche questo parziale per quanto riguarda la partita del Centro Sportivo Atletico 2000, valevole per il terzo raggruppamento, gruppo C, che comprende oltre a DLF e Unione Ferroviaria anche Borgo Rosso e Alba Roma che saranno di fronte venerdì al campo della società sportiva Romulia. Pavoncello fermato da Ronzani che poi finisce giù sull'attacco del numero 27 del Maccabi, nulla di grave, punizione accordata comunque allo Sporting. Ronzani proprio per Pompili verso il numero 18 Giuseppe Rapone che ingaggia un duello in velocità con Arman, prova l'ingresso in area di rigore, il raddoppio di Soggiu che va a scortare il pallone a fondo campo, dunque evapora questa iniziativa dello Sporting che al 13° minuto ha cercato di riaffacciarsi dalle parti di Funaro. Alessandro Fiori, nello Sporting i due centrocampisti, i due mediani sono Ronzani di cui abbiamo già parlato e Pompili che in realtà ha giocato spesso nel ruolo di attaccante e quest'anno ci sembra che Valente voglia provarlo in questa nuova posizione. Secondo te è un esperimento che può funzionare? È sicuramente un giocatore importante quando bisogna offendere, però lì in mezzo insomma bisogna anche far legna, bisogna anche contrastare e rincorrere gli avversari. Sì, in questo momento è ancora presto per vedere queste cose, loro sono la prima partita praticamente,
centrocampo sì, mi sembra un pochino sfilacciato quello del Sobat, non è dello, proprio dello Sporting già siamo... Sobat. Abbiamo iniziato a dare i numeri come nostra bene. Abitudine. Esatto. No, perché prima hai detto di un'altra partita e mi fa. Certo, ne diciamo talmente tante noi due che poi a un certo punto non riusciamo più a trovare il bandolo della matassa. Nel frattempo, calcio di punizione assegnato dal signor Meloni al Maccabi, perché il numero 9 dello Sporting, Cirinnai, in ripiegamento difensivo, è andato a tamponare letteralmente Daniel Pavoncello, ragion per cui l'arbitro Meloni ha concesso il calcio di punizione. Moretti, il tiro che in stile rugby termina altissimo oltre la barra trasversale della porta difesa da Chiodo. Anch'io ho confuso adesso l'arbitro Meloni con Moltoni, tu alla fine finisci sempre per influenzarmi. Tra l'altro, sulla panchina dello Sporting siede Fabrizio Valente, la cui somiglianza con l'attore calabrese, no? Calabrese di cognome, non calabrese per nascita, è abbastanza evidente. Io chiedo anche alla regia se riesce per caso ad inquadrare il tecnico dello Sporting, Fabrizio Calabrese. Fabrizio Calabrese, l'abbiamo detto apposta adesso, Fabrizio Valente. No, però eccolo che le telecamere di Federazione Calcio Video, grazie all'assistenza tecnica di Alessandro Zimbile, sono andate proprio ad indugiare su Fabrizio Valente. Intanto c'è un contrasto energico ma giudicato regolare dall'arbitro, lo vince Toschei per lo Sporting Roma. Stavamo raccontando di questa somiglianza tra Fabrizio Valente e l'attore calabrese. Attenzione però, perché Piazza Sede ruba un buon pallone, alla fine c'è la chiusura del numero 6 Maglietti che concede il calcio d'angolo al Maccabi. Non vogliono farci raccontare questa cosa, questo aneddoto, questa somiglianza. Allora assistiamo al tiro dalla bandierina in favore della squadra in maglia nera, Maccabi che va dalla bandierina alla destra del portiere Chiodo, batterà con il sinistro e traiettoria presumibilmente ad uscire Pavoncello, così è in effetti lo stacco di Veneziano, il colpo di testa schiaccia il pallone, il numero 6 del Maccabi, palla raccolta dal portiere Chiodo che lancia immediatamente in direzione di Giuseppe Rapone, che non ha un aggancio preciso, era molto, molto complicato questo pallone da mettere a terra. Pavoncello va via, due avversari, si trattava di Ronzani e Pompili. Alessandro Fiori un po' a testimoniare il discorso, no, che abbiamo fatto poc'anzi, è sfuggito alla guardia dei due e stava creando una situazione di pericolo per la porta di Chiodo. Buon per lo Sporting che poi il passaggio sia risultato troppo profondo. Ancora il Maccabi in pressione, recupera Arman la sponda di e Moretti, poi un retropassaggio di Pavoncello che innesca Cirinna è attaccato da un paio di avversari, deve liberarsi del pallone, invece elude il tentativo di intervento degli avversari con uno splendido gioco di gambe, con una splendida finta, poi finisce a terra sull'attacco di Veneziano. Punizione in favore dello Sporting quando abbiamo raggiunto, gentili telespettatori, il 18° minuto nel corso del primo tempo e il parziale è sempre di 0-0 tra Maccabi e Sporting Roma. Attacca lo Sporting sull'estremo settore di sinistra, Ronzani scambia ripetutamente con Toschei, poi Giuseppe Rapone, il tiro direttamente in porta, sfugge il pallone alla presa di Funaro che poi in un secondo tempo blocca la sfera. E adesso riparte il Maccabi da Veneziano in direzione di Maroder, subito sulla verticale per Moretti che vince un rimpallo, il rinvio di Toschei, Maroder prova a mettere ordine per i suoi, poi Gioia attraversa il campo orizzontalmente e indirizza nella zona alta del terreno di gioco dove si muove Piperno, il cui suggerimento per Pavoncello non arriva a destinazione. Cirinna è in fuorigioco, effettivamente Scognamillo, lo avevamo visto anche noi dalla nostra postazione, Cirinna avrebbe potuto evitare di servire il compagno perché
ci sembrava evidente la posizione di fuorigioco, è stato attento nella circostanza l'assistente Iavarone. E adesso nuovamente Maccabi, sbaglia Marauder, deve rincorrere il pallone Piperno, lo gioca indietro per il portiere Funaro, chiamato a calciare lungo in direzione di Piazza Sed, il colpo di testa del numero 8 del Maccabi che è preda di Cicchetti, poi Pompili, scambio con Ronzani e adesso vediamo il gioco spostato proprio sotto la nostra postazione, poi Vendittelli, non passa contro Gioia, Soggiu ricomincia da Veneziano, Marauder, triangolo nello stretto, poi lancio in avanti sporcato da Ronzani, Toschei, Gioia, subentra nell'azione anche Arman, Moretti fermato dall'intervento utilissimo, dobbiamo dire, per lo Sporting di Ronzani, che è andato a recuperare palla, a subire anche fallo e dunque concede ai suoi la possibilità di respirare. Sì, la partita si mantiene sempre accesa, e adesso le squadre si sono allungate leggermente e ogni tanto ci sono delle folate con i giocatori veloci che si puntano sulla porta direttamente. Giocatori veloci che ci sono da ambo le parti. E adesso intanto Piazza Sed gioca il pallone in diagonale su Pavoncello, Moretti in avanti per lo scatto di Arman in vantaggio Toschei, che ancora una volta va a stringere, va a chiudere la diagonale e spara il pallone direttamente in fallo laterale, ma è sempre molto attento a livello tattico questo terzino sinistro dello Sporting. Adesso l'iniziativa del Maccabi che si interrompe ai 20 metri, sbaglia in uscita lo Sporting, c'è spazio per Veneziano, carica il destro, pallone alto oltre la traversa della porta di Chiodo. E quindi il Maccabi ci ha provato dalla distanza anche con Veneziano, uno dei suoi centrali difensivi, aveva perso una palla banale in uscita lo Sporting, Alessandro Fiori. Sì, è un errore, poteva costare molto caro, però per fortuna loro il tiro è andato altissimo. Cicchetti, il capitano dello Sporting, che adesso sembra non voler affrettare i tempi. Toschei ha ricevuto da Ronzani e con l'esterno del piede destro ha cercato di raggiungere Giuseppe Rapone, adesso si propone e riceve Vendittelli, che viene rimontato da Soggiu, il quale ha il problema di girarsi, si rifugia in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per lo Sporting, scambio tra Vendittelli e Cirinna, Cirinna prova a sfuggire alla guardia di Gioia, mantiene il possesso del pallone nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, alla fine l'ultimo a toccare prima che il pallone esca è Soggiu, rimessa laterale già eseguita. Male qui Toschei, che si scusa con i compagni e regala il possesso al portiere del Maccabi Funaro. Funaro lascia rimbalzare il pallone, attende che i compagni si piazzino, poi colpisce male anche egli e spedisce il pallone direttamente in fallo laterale proprio in prossimità della panchina, dove vediamo assistere in piedi all'incontro il tecnico del Maccabi Enrico Ascoli, mentre va sul fondo Toschei, il cross interessante, un po' arretrato, la conclusione di Scognamillo e la parata in due tempi di Funaro. E quindi Alessandro Fiori, abbiamo visto anche una iniziativa ben orchestrata dallo Sporting con il cross di Toschei, la conclusione di prima intenzione tentata da Scognamillo, non male il tiro del numero 20 dello Sporting, forse troppo centrale, che ha favorito insomma la parata di Funaro. Cirinna punta l'area di rigore, carica il destro deviato, il pallone che finisce fuori, ma c'era anche la segnalazione di fuorigioco. Il tiro di Cirinna aveva colpito involontariamente Scognamillo, che aveva cercato il taglio nella speranza di essere servito dal compagno. Il pallone aveva fatto, come si suol dire, la barba al palo quasi, ma in ogni caso il
signor Iavarone, il secondo assistente dell'arbitro Meloni, aveva ravvisato la posizione di offside di Scognamillo. Maroder, soltanto per un attimo interviene Ronzani, poi Pavoncello ha spazio davanti a sé e il suggerimento in direzione di Moretti non è un granché, viene intercettato da Cicchetti che poi con il corpo difende il pallone dall'attacco degli avversari. Rilancio di Toschè in una zona morta del campo, il primo a giungere sul pallone è Veneziano che appoggia al portiere, il quale ha reso il pallone al compagno. Veneziano al piccolo passo per Pavoncello, colpito duro da Pompili che va prontamente a scusarsi con l'avversario. Calcio di punizione che sta per essere eseguito dal Maccabi proprio davanti alla nostra postazione. Alessandro Fiori un paio di metri prima della linea centrale del campo. Veneziano invita i compagni ad avvicinarsi, è Gioia il primo a farsi incontro. Veneziano spostato forse irregolarmente da Cirinna con qualche secondo di ritardo, l'arbitro Meloni si accorge del fallo e comanda il calcio di punizione in favore del Maccabi. C'era il fallo, Alessandro Fiori, se non avesse fischiato l'arbitro si sarebbe spalancata forse un'autostrada davanti ai giocatori dello Sporting. Sì, ma forse voleva farlo continuare per la regola del vantaggio. Sì, però insomma, sai, in quella zona del campo è abbastanza rischioso. Adesso calcio di punizione in favore dello Sporting quando abbiamo raggiunto il 26esimo minuto. Piperno non aggancia e attenzione allora a questa incursione della squadra in maglia bianca che si arresta all'altezza dei 20 metri. Soggiu lungo linea per Arman. Scambia con Pavoncello, cattura il pallone Pompili, poi non passa lo Sporting che però insiste. Ronzani attaccato da Pavoncello, gira su se stesso, serve Venditelli ancora per Ronzani. Bene adesso lo Sporting, Pompili servito centralmente, alza lo sguardo, il pallone in area, il colpo di testa di Piperno che impedisce a Scognamillo di battere a rete. Dunque iniziativa interessante questa dello Sporting. Al 27esimo minuto, punteggio ancora fermo sullo 0-0, ma partita assolutamente godibile, Alessandro Fiori. Bella partita, ci sono spunti da una parte e dall'altra, è molto vivace. Seguiamo questo calcio d'angolo, la battuta attesa di Pompili, palla allontanata dai giocatori del Maccabi, prova a ripartire Pavoncello, viene spinto alle spalle da Scognamillo che va a beccarsi il primo giallo della partita, un fallo tattico questo di Scognamillo perché ha impedito la classica ripartenza, la classica azione di contrattacco degli avversari. Quella è la zona migliore dove fare un fallo tattico perché spesso non prendi neanche l'ammunizione perché comunque sei lontanissimo dalla tua porta. Sì, diciamo che ha evitato di trattenere l'avversario, però lo ha spinto forse in maniera un po' troppo plateale. Ancora Maccabi, Piazza Sed, perde palla, due uomini ringhiano su di lui, Pompili in verticale verso Giuseppe Rapone, ha capito tutto Veneziano, poi si combatte nella zona nevralgica del campo, Pompili perde palla, Piazza Sed vede lo scatto di Arman che può involarsi verso la porta di chiodo, la conclusione in diagonale, rete! Il vantaggio del Maccabi, ha segnato Arman! Si sblocca dunque la situazione al centro sportivo Urbe Tevere, ha segnato il numero 87 della Maccabi, Arman, servito in profondità, si è presentato a tu per tu con il portiere Chiodo e lo ha battuto inesorabilmente con una conclusione rasoterra in diagonale. Alessandro Fiori, Maccabi in vantaggio. Beh, gol che ci sta perché comunque è scaturito dopo parecchie azioni di questo tipo, solo che stavolta il lancio è stato perfetto e anche il giocatore lì l'ha messa dove doveva metterla. Dovrebbe essere stato Pavoncello l'autore dell'assist, il minuto è il 28esimo, dunque 1-0 per il Maccabi grazie alla segnatura messa a segno dal numero 87 Arman, proprio il giocatore che non era dato in formazione
alla vigilia, poi appunto la mossa di Enrico Ascoli, che lo ha preferito a Zibikov, una mossa che si sta rivelando vincente. Dunque 1-0, cambia la situazione qui al centro sportivo Urbe Tevere. Adesso lo Sporting è costretto a rincorrere. Pompili ha rischiato tantissimo con questo dribbling ai danni di Edoardo Maroder. Ancora la pressione del Maccabi. Cicchetti resiste a Maroder, scambia con Toschei che mantiene il pallone lungo la linea dell'out. Vediamo addirittura tre giocatori del Maccabi che vanno però a vuoto, e vediamo adesso proporsi il neo entrato numero 14 dello Sporting. Si tratta del giocatore Bagliocchi. Pompili recupera, poi perde palla e concede la possibilità di ripartire al Maccabi. Non passa questo suggerimento di Maroder per Arman. Cicchetti si è trovato sulla traiettoria del pallone, che esce ora in fallo laterale. L'ultimo a toccare è stato un giocatore del Maccabi, ragion per cui la rimessa viene assegnata allo Sporting. Pompili potrebbe concludere, lo fa, tiro debole che arriva piuttosto lentamente dalle parti di Funaro. In questo momento lo Sporting subisce troppi queste azioni uno contro uno, anche perché la difesa è praticamente lasciata da sola, perché non c'è filtro, e quindi spesso e volentieri i difensori si trovano uno contro uno. Deve un po' riorganizzarsi lo Sporting, che nel frattempo ci sembra abbia anche cambiato qualcosa dal punto di vista tattico. Adesso però seguiamo questa discesa di Piperno, che va sul fondo, viene accompagnato verso la linea dell'out da Venditelli. Pallone in corner, calcio d'angolo in favore del Maccabi. Va Moretti dalla bandierina, mentre sale anche Veneziano, così come Spagnoletto. I due centrali difensivi del Maccabi sono soliti andare a cercare gloria in area avversaria in occasione dei calci piazzati. La battuta di Moretti, lo stacco e il pallone di un soffio a lato. Spagnoletto vicinissimo al raddoppio per il Maccabi. Al minuto numero 31 lo stacco imperioso di Spagnoletto sul cross ottimamente disegnato, sulla traiettoria ottimamente disegnata da Moretti, ha potuto colpire indisturbato il numero 44 del Maccabi, che però non ha inquadrato il bersaglio. È uscita di pochissimo, è un'altra grande occasione del Maccabi che sta legittimando il vantaggio. La fase difensiva dello Sporting è un po' da registrare. Fabrizio Valente è corso ai ripari dopo il gol, ha praticamente arretrato la posizione di Venditelli, che adesso ricopre il ruolo di terzino destro. È uscito Michael Rapone e vediamo agire sull'estremo settore di sinistra, anche se adesso è andato a stringere verso l'interno del campo, il numero 14 Bagliocchi. Il tecnico dello Sporting ha un po' cambiato l'assetto della propria squadra dal 4-2-3-1 iniziale. Adesso ci sembra essere un po' più scolastico, un 4-4-2 più semplice, diciamo, perché abbiamo visto Giuseppe Rapone affiancarsi spesso negli ultimi minuti a Cirinna, segno che vuole probabilmente anche un maggiore sostegno al numero 9 Cirinna, che si è dato un gran da fare finora, ma ha ricevuto pochi palloni giocabili. Alessandro, sì, nonostante comunque stanno giocando comunque con quasi tre punte, però il problema è che stanno troppo distanti l'uno dall'altro, quindi in questa maniera non riescono mai a servirlo come dovrebbero. C'è anche molta distanza tra centrocampo e difesa, come hai più volte segnalato tu, Alessandro Fiori, quindi difesa che viene messa sovente in ambasce dagli attacchi del Maccabi, che adesso prova a sfondare centralmente. Maroder per Moretti, poi Azza Sed, preceduto da Toschei, che porta fuori il pallone, lo cede a Bagliocchi. Bagliocchi lungo linea per Cirinna, che prova a restituire il pallone al compagno. Ripiegamento vincente di Pavoncello. Funaro in avanti, palla riconquistata da Pompili, che tenta la battuta a rete da distanza siderale. Pallone raccolto da Funaro, che nel frattempo aveva recuperato la posizione.
Sarebbe stato il gol dell'anno se ci riusciva, comunque ha fatto bene a provarci. Sì, iniziativa lodevole quella di Pompili, poi chiaramente da lì si rischiano anche delle figuracce, no? Però attenzione allo scatto ora di Piazza Sed, la copertura di Cicchetti che attende l'uscita del proprio portiere Chiodo. Adesso Ronzani scambia con Maglietti, Venditelli centralmente per Ronzani, il lancio in avanti a cercare Cirinna, non c'è precisione in questo suggerimento di Ronzani, palla che viene gestita tranquillamente con i piedi dal portiere del Maccabi Funaro. Nel frattempo notizie dagli altri campi, dall'altro campo in cui si sta giocando questa sera per la Coppa MIV, secondo turno, ricordiamo, della fase a gironi. Nel gruppo C è sempre 1-0 per l'Unione Ferrovieri in casa del DLF Ciampino. Pavoncello va a sradicare letteralmente il pallone dai piedi di Scognamillo, cede a Gioia che chiama in causa i compagni del reparto arretrato. Veneziano fa cenno a Moretti di venire a prendersi il pallone. Adesso serve Pavoncello. Tra poco vi aggiorneremo anche sui risultati che stanno maturando nelle due gare di Serie A che si stanno giocando in questa serata. Nel pomeriggio c'è stato il successo della Juventus, più difficile del previsto, per 3-2 in casa del Siena. Il pari tra Salernitana e Verona, 2-2. Adesso Cirinna da fuori, parata in due tempi di Funaro, mentre due giocatori sono rimasti a terra. Cirinna per lo Sporting e Soggiu per il Maccabi. Soggiu si è rialzato in questo momento, ci sono anche le proteste vibranti da parte dei giocatori delle due squadre. Partita che si è un po' accesa, Alessandro Fiori, siamo al 36esimo minuto, ne mancano 4 più recupero all'intervallo. L'intervallo in questo caso può riportare gli animi, insomma, può riportare un po' di tranquillità. Sì, a dire la verità non ho capito bene che è successo in questo momento, forse c'è stato un fallo in partenza e quindi protestavano per questo i giocatori del Maccabi. Adesso vedremo quale sarà la decisione del signor Meloni. Nel frattempo vi stavamo aggiornando sui risultati del campionato di Serie A, ci riferiamo alla Serie A dei professionisti. A sorpresa, al 62esimo minuto, vale a dire al 17esimo della ripresa, l'Empoli è in vantaggio per 1-0 a Cagliari, mentre il Milan è ancora bloccato sullo 0-0 a San Siro dal Venezia. Siamo in ritardo a San Siro rispetto al campo di Cagliari, si gioca solo il 14esimo del secondo tempo a Milano, ma fa notizia questo 0-0 tra Milan e Venezia. Adesso un retropassaggio, Funaro al rinvio con i piedi, colpo di testa di Pompili, poi tocca soltanto per un attimo Spagnoletto, Scognamillo indietro per Venditelli che cede a Maglietti il pallone, ancora in avanti il colpo di testa all'indietro di Veneziano con calma olimpica, cede al proprio portiere Funaro. Siamo esattamente al 38esimo minuto, Arman prova a scavalcare Toschei, mentre segnalano dalla regia che l'Unione Ferrovieri ha raddoppiato sul campo del DLF Ciampino. Dunque 2-0 la nuova situazione, dopo lavoro ferroviario Ciampino 0 Unione Ferrovieri 2, partita valevole per il gruppo C di Coppa MIV. Veneziano adesso sul punto di battuta per questo calcio di punizione in favore del Maccabi, poi lascia l'incombenza della battuta a Pavoncello, il lancio di Pavoncello direttamente in area di rigore, saltano a vuoto un paio di giocatori, resta anche contuso a terra un giocatore in maglia bianca. L'arbitro Meloni va a sincerarsi delle condizioni del difensore dello Sporting, nulla di preoccupante, è andato cavallerescamente a rialzare il giocatore avversario
gioia. Si trattava di Maglietti, era stato lui il difensore che aveva insomma subito un colpo probabilmente fortuito da Gioia nell'occasione. Sì, mi sembra tutto regolare, cioè non... cose di gioco. Tutto regolare nel regolare senso, nel senso che... non regolare nel senso che non c'è stata cattiveria, chiaro, esatto. Poi naturalmente non è che si possano allargare i gomiti, sono o... cose di però sì, cose che rientrano nelle normali azioni di gioco. Maroder cerca forse lo spazio per il tiro e lo prova dai 20 metri, batte con il piede destro, palla che si alza oltre la traversa della porta difesa da Chiodo. 2 minuti di recupero, è appena cominciato l'extra time, avete probabilmente sentito in sottofondo l'arbitro Meloni che a gran voce ha fatto capire ai 22 in campo l'entità del tempo di recupero. Adesso la rimessa laterale, Toschei per Pompili, in diagonale ha cercato invano Scognamillo, Gioia è nello stretto, sono sempre molto abili i giocatori del Maccabi, Alessandro Fiori, riescono a mandare fuori giri. Attenzione. Quelli dello Sporting, adesso c'è un pallone perso però e vediamo Cirinna in area di rigore, tiro con parata del portiere Funaro. È stato molto intelligente Gioia, con molto mestiere qui, perché si stava preparando per battere a rete Cirinna. Gioia era dietro di lui, intanto però seguiamo quest'altra azione dello Sporting. Finisce a terra il numero 18 Giuseppe Rapone, lo ha fermato irregolarmente Spagnoletto e dunque assisteremo ad un calcio di punizione da posizione interessantissima. Alessandro Fiori, quando se ne sono andati i primi 30 secondi dei 120 di recupero concessi dall'arbitro Meloni, i giocatori dello Sporting hanno protestato timidamente per quel contatto tra Cirinna e Gioia. Dobbiamo dire che Gioia, con molto mestiere, ha posto le proprie braccia sul corpo dell'avversario, gli ha fatto perdere l'attimo giusto per la battuta a rete. Lì insomma era chiaramente in una posizione favorevolissima Cirinna, si è sentito toccare da Gioia, probabilmente ha perso lucidità. Sì, così è andata, così sicuramente era una posizione a pochi metri proprio dalla porta, quindi poteva calciare meglio. Io non si sono anche giocati il VAR, io me lo sarei giocato, anche se non è che si vedesse molto. Ma era stato forse molto, molto lieve quel tocco di Gioia. Calcio di punizione adesso, Ronzani sulla barriera, ancora Ronzani, destro, ribattuto da Veneziano e poi allontana definitivamente la minaccia il Maccabi. Ancora un pallone in area, un rimpallo tra Veneziano e Spagnoletto, alla fine l'arbitro Meloni mette il fischietto alla bocca, manda le squadre al riposo con il seguente punteggio: Maccabi 1, Sporting Roma 0, per effetto della rete messa a segno dal numero 87 Arman al minuto numero 28. Noi ci fermiamo per una breve pausa, poi il secondo tempo di Maccabi Sporting Roma.
Nuovamente collegati con il centro sportivo Urbe Tevere, sta per avere inizio la ripresa di Maccabi Sporting Roma, partita valevole per il secondo turno della fase a gironi di Coppa MIV. Il raggruppamento è il primo, quindi gruppo A, quello che comprende anche il Real Miami. Al termine dei primi 40 minuti di gioco, perché ricordiamo che sono 40 i minuti per tempo in questo circuito amatoriale, il Maccabi è avanti con il punteggio di 1-0 sullo Sporting Roma per effetto del gol messo a segno al 28esimo da Arman che ha lasciato il terreno di gioco adesso cedendo il posto a Gabriel Pavoncello. Si tratta di uno dei due cambi decisi dal tecnico del Maccabi Enrico Ascoli, che ha spedito sul terreno di gioco anche il numero 24 Panosetti in luogo di Edoardo Maroder. Cambi anche nello Sporting, con Ronzani che ha arretrato la propria posizione mentre viene battuto il calcio d'inizio dalla squadra in maglia bianca, dunque dallo Sporting. Dicevamo che Ronzani, attenzione, subito il pallone pericolosamente al limite dell'area del Maccabi, Scognamillo viene fermato dall'intervento in scivolata di Spagnoletto, poi palla che non viene raccolta da Gioia e Bagliocchi apre a destra per la corsa di Ronzani, dialoga con Giuseppe Rapone, Rapone viene fermato dall'intervento congiunto di Spagnoletto e Moretti, poi un cambio di gioco rischioso, adesso Soggiu con un pallonetto elegante raggiunge Gabriel Pavoncello, il cui suggerimento invece non arriva a destinazione, la battuta lunga di Pompili in direzione di Rapone, Cirinna, spalle alla porta, tocco dietro per Pompili che è costretto a retrocedere, serve a destra Ronzani, ha capito tutto Moretti, piazza Sed, prima di lui arriva il numero 6 Maglietti, vediamo questo duello interessante proprio a fondo campo tra Piperno e Giuseppe Rapone, lo vince Piperno che è un piccolino e si è fatto valere nei confronti dell'avversario, lo ha spostato con il corpo in maniera regolare, ha conquistato la rimessa da fondo campo Alessandro Fiori. È piccolino però si è fatto rispettare, di gran mestiere, ha protetto la palla e l'avversario non ha potuto fare altro che andare giù. La rimessa del portiere Funaro, si impegna ma non può mantenere il pallone in campo piazza Sed, e allora Pompili apre a sinistra per Toschei che non aggancia, regalata la rimessa laterale al Maccabi. Dicevamo i cambi nello Sporting, Ronzani ha arretrato la propria posizione e adesso ricopre il ruolo di terzino destro, centrocampista centrale con Pompili e Bagliocchi che era subentrato nel corso del primo tempo. E poi è stato inserito da Fabrizio Valente, il tecnico dello Sporting, anche Eugenio Bianchi in sostituzione di Venditelli. Eugenio Bianchi che è andato a posizionarsi a centrocampo sulla corsia di sinistra. Il Maccabi è in campo con il consueto 4-3-3, 4-4-2 invece per lo Sporting, che aveva iniziato la partita con un più spregiudicato con uno spregiudicato 4-2-3-1. Maglietti adesso cede al compagno di reparto Cicchetti che avanza, alza lo sguardo, è indeciso sul da farsi, cede a Toschei. Toschei si accentra, una cavalcata quasi questa di Toschei, l'uscita di Funaro che, protetto da Piperno, rilancia il pallone in avanti, palla che esce in fallo laterale. Nel frattempo siamo giunti al sesto minuto nel corso della ripresa qui al centro sportivo Urbe Tevere e il Maccabi è sempre avanti per 1-0 grazie al gol di Arman. Pompili adesso non controlla il numero 14 Bagliocchi, veneziano per
Daniel Pavoncello mantiene la calma e gestisce il possesso. Gabriel Pavoncello adesso dialoga con Gioia, che restituisce il pallone, si propone ancora. Pavoncello entra in area di rigore, viene chiuso dal recupero di Toschei, palla in calcio d'angolo, finisce anche a terra Gabriel Pavoncello, ma ci è sembrato insomma che l'azione fosse regolare. Alessandro Fiori. Sì, no, non mi è sembrato che c'era niente anche in questa azione. Comunque una partita che rimane accesa e ancora aperta, diciamo, che il Maccabi poteva anche chiuderla magari nel primo tempo, perché ha avuto un pochino più di occasioni, però anche lo Sporting spesso e volentieri è pericoloso. Semplice pestone per Gabriel Pavoncello, che ha ripreso la posizione verticale. Corner intanto che sta per essere eseguito, ecco la battuta, accenna solo l'uscita del portiere Chiodo, poi non coglie l'attimo per la battuta Piazza Seda, ancora un tiro ribattuto, ha provato Gabriel Pavoncello, tiro respinto addirittura dal compagno di squadra veneziano. E adesso vediamo ancora il Maccabi in area di rigore, tiro, e deve rifugiarsi in corner Chiodo, tiro velenoso di Panosetti. Dunque Maccabi è vicino al raddoppio, il tiro di Panosetti, neo entrato Panosetti, che ha sostituito Edoardo Maroder, ha concluso, pallone che è rimbalzato davanti al portiere Chiodo, il quale ha allungato il pallone in calcio d'angolo. Ancora la battuta dalla bandierina, stacca veneziano, non riesce ad imprimere al pallone forza e direzione, palla che si perde a fondo campo. Ma insomma il Maccabi, dopo un avvio così, è tornato a spingere sull'acceleratore. Riparte lo Sporting con Cicchetti, non sembra avere grandi idee però il centrale difensivo dello Sporting, anche perché non c'è grande movimento davanti. Adesso non si avvede Pompili del ritorno di Piazza Sed, il Maccabi recupera, poi tergiversa Panosetti, è stato fermato da Maglietti. Scognamillo, e anche lui perde l'attimo giusto, viene rimontato da Panosetti senza fallo. Allora Gabriel Pavoncello, affrontato da Cicchetti, che gli tocca il pallone con la punta del piede destro, lo manda oltre la linea che delimita il fallo laterale. Solo rimessa per il Maccabi al nono minuto nel corso del secondo tempo, qui al Centro Sportivo Urbe Tevere, sul punteggio di 1-0 per il Maccabi nei confronti dello Sporting Roma. Ricordiamo, partita valevole per la seconda giornata del gruppo A di Coppa MIV. Piperno, poi Gioia, la battuta in direzione di Moretti, interviene Ronzani, evita anche che il pallone esca in fallo laterale, fa accenno il primo assistente dell'arbitro Meloni, segnatamente il signor Moltoni, che si può proseguire. Allora siamo già da quest'altra parte, veneziano corpo a corpo con Cirinna, è bravissimo il difensore del Maccabi a concedere soltanto la rimessa laterale alla squadra avversaria, che si mantiene in zona d'attacco. Cirinna, il cross basso intercettato da Spagnoletto, perfeziona il disimpegno il Maccabi con Daniel Pavoncello, perfeziona è un parolone perché il pallone esce in fallo laterale. Arriva Ronzani per la rimessa, mentre l'arbitro Meloni fa accenno al numero 8 dello Sporting di attendere, perché c'è un calciatore del Maccabi, si tratta di Gabriel Pavoncello, che deve allacciarsi lo scarpino sinistro, dunque si attende per la ripresa. Ecco Ronzani pronto a rimettere il pallone in gioco, cerca Cicchetti, che ha un attimo di esitazione, viene spostato da Piazza Sed, mentre Alessandro Fiori accanto a me fa del becero umorismo. Ripeti la battuta, Alessandro Fiori, così facciamo sentire anche ai telespettatori, a quei pochi telespettatori che ci staranno seguendo, speriamo, a che livello siamo di fusione.
No, ho detto accicato, Cicchetti. Cicchetti accicato, ok, vabbè, vabbè, insomma, spinto, sei più comico della Jalappas, Fiori, e anche Enrico Ascoli, tecnico del Maccabi, ride sotto di noi, ride per non piangere, chiaramente, su questa battuta di Alessandro Fiori, mentre Fabrizio Valente segue con maggiore tensione l'evolversi della partita. Mi stava venendo Alessandro di dire lui che è un attore nato per Valente, per rifarci a calabrese, perché non abbiamo raccontato noi poi il discorso nel corso di una partita, peraltro proprio tra Maccabi e Sporting. Ride nel frattempo anche Fabrizio Valente, siamo vicinissimi, perché... siamo vicinissimi alle due panchine, proprio nel mezzo delle due panchine, però ci piace sottolineare questo clima di insomma disteso tra i due allenatori, che peraltro si stimano. E intanto non aggancia Moretti per il Maccabi. Stavamo dicendo, proprio in occasione di una partita tra Maccabi e Sporting Roma al Trastevere Stadium, il sottoscritto ha chiamato Fabrizio Valente Fabrizio Calabrese, proprio per la somiglianza con l'attore calabrese, io non ricordo il nome di battesimo di Calabrese. Intanto entra in area di rigore Cirinna, va sul fondo, effettua il cross, il colpo di testa di Soggio, ma non è finita. Ecco Bagliocchi, prova a servire Pompili, conclusione ribattuta da Spagnoletto. E poi Moretti mette in fallo laterale per consentire le cure del caso ad suo compagno che è rimasto a terra, Paolo Calabresi, mi diceva Calabresi tra l'altro, Fiori, quindi sei proprio fuori con l'accuso. E comunque, per sottolineare questa somiglianza, insomma, io non per sottolineare, ma proprio perché insomma ero andato fuori di testa, un lapsus, ho chiamato Fabrizio Valente Fabrizio Calabrese, mentre Alessandro Fiori se la rideva come un pazzo, e Fabrizio Valente chiaramente nei giorni successivi ha riso anche lui di questa mia stupidaggine. Però la colpa è questo, insomma, per stringere, la colpa è sempre di Alessandro Fiori, perché lui è solito ribattezzare chiunque, e quindi il nostro Alessandro Zimbile in regia è diventato Alessandro Zimbabwe, come si pronuncia, e il nostro Riccardo Del Zio è diventato Max Pezzali, e Enrico Ascoli è diventato Nanni Moretti, e quindi ne abbiamo di tutti i colori. Ogni personaggio del circuito d'elite, del circuito EIFA Calcio Elite, è stato praticamente ribattezzato da Alessandro Fiori. Poi un giorno troveremo anche un soprannome per Alessandro Fiori. Torniamo a... Smentisco tutto io. Smentisci, manderesti in galera un innocente tu, Alessandro. Torniamo insomma alla cronaca seria, o diciamo quasi seria, almeno non ci prendiamo mai troppo sul serio. Adesso Pompili per lo Sporting, muove palla con la propria terza linea, la squadra di Fabrizio Valente. Quando abbiamo raggiunto il 14° della ripresa sul punteggio di 1-0 per il Maccabi, insiste lo Sporting alla caccia del pareggio. Vediamo Toschei, punta l'area di rigore, riceve ancora Toschei, cerca l'ingresso in area, viene agganciato proprio al vertice dell'area di rigore da Gabriel Pavoncello, si trattava proprio di una situazione al limite, Alessandro Fiori, proprio in prossimità della linea bianca. Non ci sembra che faccia ricorso al VAR la squadra dello Sporting. Vediamo però il primo collaboratore di Meloni, dell'arbitro Meloni, alzare la bandierina, soltanto per segnalare che Piperno può fare rientro sul
terreno di gioco. Intanto i parziali dai campi della Serie A: l'Empoli conduce 2-0 in pieno recupero sul campo del Cagliari, il Milan alla fine è riuscito a venire a capo della partita con il Venezia, è avanti con identico punteggio 2-0 la squadra di Pioli. Qui siamo sempre 1-0, lo ricordiamo, per il Maccabi, che deve difendersi adesso da questo calcio piazzato. Toschei direttamente a rete, blocca Funaro, mette tutti d'accordo, compagni ed avversari, ha già raggiunto il limite della propria area di rigore, si appresta al rinvio, mentre sotto la nostra postazione sta svolgendo i consueti esercizi di riscaldamento anche Sergei Zibikov, detto il cyborg, vero Alessandro Fiori? Sergei Zibikov, vecchia conoscenza del circuito, ha militato con Ucraina FC, lui che è un calciatore ucraino, è stato capitano naturalmente della propria squadra, abbiamo già detto dei suoi trascorsi in quella che può essere definita la seconda divisione ucraina, ha poi giocato con il nostro Borgorosso lasciando uno splendido ricordo, è passato alla Montagnola, è tornato al Borgorosso, è andato al Maccabi, insomma ha vestito tante maglie, ha fatto sempre parlare di sé in termini positivi. Daniel Pavoncello lascia il proprio posto sul terreno di gioco a Sergei Zibikov, maglia numero 76 per il giocatore ucraino. Calcio di punizione che Ronzani si appresta a battere adesso per lo Sporting, quando i minuti di gioco nel corso della ripresa sono 17, Sporting che deve recuperare il gol di svantaggio, gol messo a segno al 28esimo del primo tempo da Arman, che poi ha lasciato il proprio posto in campo, è stato sostituito da Gabriel Pavoncello, uno dei giocatori storici del circuito. Pavoncello che segnò, come abbiamo detto in una delle nostre recenti telecronache, anche un gol fantastico allo Stadio Flaminio di Roma in occasione di una finale dell'allora Coppa Italia d'Elite, che poi insomma, ha cambiato la sua denominazione in Coppa MIV, un gol che permise agli Associates Roma di vincere la Coppa, anzi alla Montagnola di vincere la Coppa, la Montagnola del presidentissimo Bastesini. Intanto il destro da fuori area di Cirinna ha chiamato il portiere Funaro alla deviazione in corner, un tiro che probabilmente era destinato fuori della porta, ma per non correre rischi Funaro è andato a toccarlo con la punta delle dita e adesso dunque vediamo dalla bandierina bassa, quella alla sinistra del portiere del Maccabi, pronto per la battuta, il giocatore dello Sporting con la maglia numero 7, si tratta esattamente di Pompili, se non andiamo errati, mentre per lo Sporting è entrato anche il numero 19 Boria. Calcio d'angolo, stacco di Zibikov che allontana Ronzani, non un granché la sua battuta, poi Pompili in area di rigore, Cirinna e il pallone alle stelle, ha fallito l'occasione per il pareggio lo Sporting con Cirinna, un'occasione mastodontica questa per lo Sporting, reclamava una posizione di fuorigioco, forse un tocco con un braccio la difesa del Maccabi, fatto sta che un rimpallo aveva favorito Cirinna che sull'uscita di Funaro sembrava quasi rassegnato a subire gol, ha concluso di potenza Cirinna mandando però il pallone praticamente a Torvagliani, che Alessandro, no scherziamo naturalmente, ha mancato il bersaglio, ma può capitare chiaramente in queste situazioni, noi ci scherziamo su, ma quante volte è successo anche a noi di fare errori sul rettangolo di gioco, a noi anzi capita molto frequentemente, come a te no Alessandro, dai, non il gioco delle bugie lo facciamo un'altra volta.
No, tecnicamente è probabilmente arrivato su quella palla con troppa foga, lì bastava veramente un tocchetto ed era gol, perché il portiere ormai era uscito, bastava che gli alzava un po' il pallone e la palla entrava, invece ha voluto tirare la famosa bomba, come si Eh dice. sì, ha provato la conclusione di potenza, probabilmente appunto non ha avuto la lucidità, la calma per piazzare il tiro, però ha colpito dal basso verso l'alto e dunque ha fallito questa ghiottissima occasione per raggiungere la parità. Si resta sul punteggio di 1-0 in favore del Maccabi, che manovra con gioia da questa indirezione di Zibikov, che alleggerisce verso Veneziano, ancora gioia, attaccato alle spalle dal numero 10 della formazione avversaria. Si trattava di Bianchi, palla in fallo laterale tra le proteste dello stesso numero 10 dello Sporting. Poi un lancio di Zibikov che favorisce l'uscita del portiere Chiodo, che è stato protagonista di un buon intervento nel primo tempo su conclusione di Edoardo Maroder, ma nulla ha potuto al 28esimo sul diagonale vincente di Arman, giocatore di cittadinanza statunitense. Adesso vediamo Bagliocchi, conclusione Murata, poi il numero 19 dello Sporting, che calcia con il sinistro, un tiro sbilenco che finisce addirittura in fallo laterale, rimessa in favore del Maccabi, se l'è presa naturalmente con se stesso. Boria ha concluso molto male Alessandro Fiori in questa. Attenzione, perché Moretta è in posizione regolare, deve abbandonare i pali. Chiodo, che poi rivolge anche un'occhiataccia all'assistente, ha spedito nel frattempo il pallone in fallo laterale. Sto rivedendo se era fuori gioco o no, però comunque il Maccabi adesso rischia anche molto perché Si è un po' abbassata la squadra di esatto, Ascoli. e viceversa si è un po' alzata la squadra di Attenzione Palermo. adesso a Scognamillo, lunetta antistante, l'area di rigore, gran tiro e pallone che sorvola di un nulla, la traversa di Funaro. E dunque lo Sporting sta intensificando i propri attacchi alla ricerca del pareggio e forse avrebbe meritato miglior sorte questo tiro di Scognamillo dalla lunetta antistante l'area di rigore. Qui aveva impattato bene invece Scognamillo con il sinistro, e palla che è uscita davvero di pochissimo, nonostante Funaro fosse proteso in tuffo. Moretti adesso in posizione dubbia di fuorigioco. Pavoncello, ricordiamo che gli assistenti nel dubbio hanno l'indicazione di lasciar correre. E poi chiaramente c'è la possibilità della chiamata VAR per la squadra difendente, qualora l'azione dovesse concretizzarsi in gol. E qui ci sembra che, Dubbio, insomma, molto dubbio. i dubbi restino. Diciamo che gli assistenti, quando sono ragionevolmente certi della posizione di fuorigioco, fanno bene a segnalarla, perché non devono far sprecare una chiamata VAR alla squadra difendente. Ma nelle situazioni dubbie, quindi per questioni di centimetri, hanno l'indicazione di lasciar correre, e poi appunto c'è comunque la possibilità di ricorrere al supporto tecnologico. Toschei attraversa il campo, cede a Bagliocchi, nuovamente Toschei, conclusione che si abbassa improvvisamente sotto lo sguardo di Funaro. E quindi altra chance dello Sporting, per lo Sporting, un tiro. Non sappiamo quanto voluta questa traiettoria di Toschei, Alessandro. Nel frattempo, Alessandro Fiori, noi prima o poi finiremo al piano di sotto, perché qui gli scricchioli sono sempre più, Sì, qui non ti danno nulla. sempre più insidiosi, qui in questa torretta che ci ospita. Prima o poi c'era la famosa botola ad Ottavia. Qui, insomma, questi. Prima o poi cadremo da Sì, prima o poi cadremo. Non so dove andremo a finire. Francamente, attenzione a Moretti!
dentro, pallone che esce alla destra di Chiodo. E qui squillo del Maccabi, un bel tiro questo di Moretti, Alessandro Fiori. Stiamo vedendo adesso delle conclusioni di pregevole fattura, sebbene non sia stato centrato il bersaglio. Prima l'errore di Cirinnà, che abbiamo descritto ampiamente, poi questi due tiri, uno per parte di Scognamillo e Moretti, invece con palla che non è andata molto lontana dai pali della porta avversaria. Tantissime occasioni da una parte e dall'altra. In questo momento la partita è bellissima, anche perché le squadre si sono allungate parecchio. Lo Sporting sta facendo molto pressing, però lascia spazi dietro inevitabilmente. È entrato Catanzaro per lo Sporting, e chiaramente con Calabrese in panchina non poteva che entrare Catanzaro. Vabbè, ne abbiamo detta un'altra delle nostre. Ronzani in avanti, Catanzaro di tacco per Scognamillo, ottima giocata subito di Federico Catanzaro, attaccante maglia numero 11 dello Sporting, che adesso dà un'occhiata al centro dell'area di rigore, effettua il cross, Soggiu ci mette l'interno del piede destro, allontana Panosetti, mantiene la calma e serve Piperno. Piazza Sed, adesso il passaggio arretrato per Moretti, che non può intervenire. Rimessa laterale per lo Sporting, che prova ancora a portarsi in avanti. Spagnoletto in anticipo su Catanzaro, poi Piperno fa carambolare il pallone sulle gambe del numero 19 Boria, recupera dunque il Maccabi con Piazza Sed, va via Piperno, sfugge a Ronzani, cerca l'ingresso in area di rigore, Moretti inseguito da un avversario, la chiusura ancora una volta di Toschei, il migliore della retroguardia dello Sporting, ennesima diagonale difensiva da parte del numero 3 in maglia bianca, che va a togliere il pallone dalla disponibilità di Moretti, che a quel punto avrebbe potuto concludere a rete Alessandro Fiori. Sì, no, ma è stata un'ottima chiusura qui, l'attaccante sì, Moretti poteva sicuramente tirare prima, però ha fatto un grande intervento difensore. Toschei. Calcio d'angolo per il Maccabi, Panosetti dalla bandierina, traiettoria arcuata, salta Gioia che sovrasta letteralmente il diretto avversario, si era appoggiato anche irregolarmente sulle spalle del giocatore dello Sporting, l'arbitro Meloni se ne è accorto e ha fischiato in effetti il fallo. Intanto risultati finali in Serie A, la vittoria per 2-0 dell'Empoli a Cagliari, quella del Milan con identico punteggio ai danni del Venezia, e sempre per 2-0 nel circuito EIFA Calcio Elite sta vincendo invece l'Unione Ferrovieri nel derby delle ferrovie in casa del DLF Ciampino, gol arrivati nel corso della prima frazione. Ricordiamo che la partita che si sta giocando tra DLF Ciampino e Unione Ferrovieri al Centro Sportivo Atletico 2000 è valevole per la seconda giornata del gruppo C di Coppa MIV. Toschei adesso viene frenato nel suo incedere da Soggiu, che mette il pallone in fallo laterale. Lo Sporting in questa ripresa sta esercitando un predominio territoriale abbastanza evidente, ha anche concluso a rete con una certa pericolosità. Adesso Bagliocchi dialoga con Catanzaro, che va a sbattere su Spagnoletto, rinvio catturato da Pompili. C'è un po' di disordine adesso in mezzo al campo, Alessandro Fiori, giocatori che si sono scambiati la posizione, non so quanto volutamente, ma insomma con le residue energie lo Sporting sta provando a gettare, diciamo, il cuore oltre l'ostacolo nel tentativo di raggiungere la parità. 19 minuti. Anzi scusate, 29 minuti sul cronometro. Nel corso della ripresa Piperno fermato dall'intervento di Maglietti, subentra nell'azione Panosetti, Gioia non chiude il triangolo con Piperno, e allora Cicchetti può impostare nuovamente il tema offensivo per la squadra ospite. Un'azione che si sviluppa sulla sinistra, dove scende l'infaticabile Toschei, si accentra, batte con il destro, palla che si alza e termina
abbondantemente al lato rispetto ai pali della porta difesa da Funaro. Adesso si attende l'ingresso in campo di un altro pallone e ne arrivano due, anche un terzo, abbiamo visto un terzo pallone che è stato rilanciato in direzione del rettangolo verde, eccolo tornare in campo, e sta tornando in campo anche l'uomo che sta decidendo il confronto, maglia numero 87 per Armaniot Gilles, che abbiamo chiamato semplicemente Arman nel corso della nostra telecronaca. Arman che ha realizzato il punto, che fin qui appunto sta decidendo il match, 1-0 in favore del Maccabi, gol segnato al 28esimo del primo tempo con un rasoterra in diagonale, un tiro che non ha lasciato a scampo all'incolpevole portiere Chiodo. Fuori Soggiu e Moretti, dentro Arman e il numero 32 Celata al debutto con la maglia del Maccabi, gli concede Enrico Ascoli gli ultimi 10 minuti scarsi più recupero, va a posizionare il pallone intanto Funaro al limite dell'area di porta, scintille adesso anche uno scambio di opinioni abbastanza per così dire evitabile, no Alessandro, tra il portiere Funaro e Ronzani, e adesso un tiro, una conclusione velleitaria da parte di Catanzaro che non impensierisce l'estremo difensore del Maccabi, il quale ha già messo in movimento Gabriel Pavoncello, che immediatamente trova sulla verticale Panosetti centralmente, adesso per Gioia inseguito da Scognamillo, serve Piperno in avanti per Piazza Sed, che è andato a portarsi nella posizione di centrattacco, di centravanti, e ora Catanzaro sull'attacco di Zibikov gestisce bene il pallone, e diceva Alessandro Fiori, molto bravo tecnicamente Catanzaro, forse ha qualche chilo di troppo come noi del resto, sì. Però insomma si vede che il pallone lo tratta bene. Eh sì, sa come giocare sicuramente, probabilmente il tecnico l'ha messo proprio gli ultimi minuti perché non è in condizioni fisiche adeguate, però la palla la tratta molto bene. Eh sì, probabilmente ha una autonomia limitata, come si dice in questi casi, ma è un giocatore che quando i ritmi calano, e quindi nel quarto finale della partita può far comodo, può essere decisivo, perché è dotato di buonissimi fondamentali. Effettivamente adesso siamo nella quarta parte di gara, quindi nella seconda metà della ripresa, e quindi Fabrizio Valente ha giustamente giocato la carta Catanzaro, che adesso ha conquistato anche un calcio di punizione interessante. Siamo piuttosto distanti dalla porta difesa da Funaro, in posizione leggermente defilata sulla destra rispetto al fronte offensivo dello Sporting, ma Pompili ci sembra intenzionato a provare la battuta a rete. Tre uomini compongono il muro del Maccabi, si tratta di Piazza Sed, Celata e Piperno, ricevono le disposizioni del caso dal portiere Funaro. Parte Pompili, il tiro forse deviato, Funaro in corner. Un bel tiro con l'esterno collo destro di Pompili, e palla alzata in angolo da Funaro. Calcio d'angolo che sta per eseguire proprio Catanzaro dalla bandierina alla nostra destra. Traiettoria un po' arretrata, e poi Gabriel Pavoncello mette ancora in fallo laterale. Maccabi in affanno in questa fase, la tenuta atletica probabilmente non è delle migliori anche per la squadra di Enrico Ascoli, che si era espressa sicuramente meglio nella prima frazione di gioco, ma naturalmente siamo al 22 di settembre e è difficile farsi trovare pronti in questo periodo, in questa prima fase della stagione. Catanzaro destro ancora in corsa da parte del numero 11, un siluro che però termina
molto lontano dalla porta. Ancora una volta Catanzaro ha fatto vedere comunque delle doti tecniche notevoli, perché ha stoppato la palla, l'ha messa giù, poi ha sbagliato il tiro, però ha fatto tutto bene e anche abbastanza veloce nonostante la mole. E qui si era fatto superare un po' ingenuamente il numero 22 Piperno, che per il resto ha disputato una buona partita. Ascoli cambia adesso. Cambia panchina. Cambia panchina perché lo abbiamo visto portarsi quasi su quella dello Sporting. Adesso, adesso lo abbiamo visto sorridere perché sta spedendo in campo Daniel Bondy, il giocatore che praticamente ha permesso al Maccabi di vincere l'ultima edizione della Coppa MIV in modo rocambolesco. Ricorderai, Alessandro Fiori, Bondy realizzò al sesto minuto di recupero l'1-1 contro la Montagnola, prolungando la contesa ai calci di rigore. Poi dalla lotteria dei tiri dal dischetto il Maccabi uscì vincitore. Bondy, che però è entrato, lui che è un centravanti di ruolo, è entrato con la maglia numero 3 e per questo stava ridacchiando qui sotto. Enrico Ascoli ha fatto cenno al suo giocatore: ma come, entri con la maglia numero 3, come a dire, ma che stiamo facendo? Alla Mohamed Callon, sta dicendo Enrico Ascoli. Naturalmente anche queste sono le cose che succedono nel circuito EIFA Calcio Elite. Colpo di testa di Veneziano, attenzione, il rilancio di Pamoncello, ancora Sporting, scusate, con Pompili, poi esce da Gladiatore Gioia, Celata, Arman. Cambia gioco proprio per Bondy, che mette il pallone a terra. Bondy, attenzione a questa situazione offensiva per il Maccabi. Panosetti, ancora Bondy, limite dell'area, toccato da Scognamillo, finisce a terra, non c'è fallo per il signor Meloni, si prosegue, adesso si riporta in avanti lo Sporting. Vediamo la combinazione sull'out di sinistra, Toschei elude il tentativo di intervento di Pavoncello, ancora Toschei, su di lui si porta Zibikov. Vediamo adesso Catanzaro, gira su se stesso, parte un tiro e palla che esce alla sinistra di Funaro. Non male anche questa soluzione dalla distanza di Catanzaro, che si è girato repentinamente, ha battuto con il destro e insomma ha fatto tremare il portiere Funaro. Ha fatto vedere anche che è veramente un bel giocatore. Alessandro Fiori, io ti chiederei di dare un'occhiata alla distinta di gara dello Sporting per vedere di che classe è Federico Catanzaro. Alessandro Fiori, naturalmente tutto attenzione bagnato. Adesso al ripiegamento, alla chiusura intelligente di Pavoncello, che precede l'attaccante avversario e spedisce lo Sporting dalla bandierina. Sporting che sta attaccando a testa bassa alla ricerca del pareggio quando mancano due minuti allo scadere degli 80 regolamentari, poi bisognerà valutare l'entità del recupero. Corner in favore dello Sporting, proprio Catanzaro dalla bandierina, il pallone che spiova in area di rigore, lo stacco di Piperno che allontana, palla raccolta fuori dell'area di rigore da Toschei, fra due avversari prova la penetrazione, lo Sporting rilancia, Gioia che naturalmente è uno dei giocatori più rappresentativi del Maccabi. È partito Arman, velocissimo, inseguito dal numero 14 Baiocchi. Arman pesca il chiodo fuori dai pali e raddoppia! Raddoppia il Maccabi! Ancora Arman! 2-0, micidiale! Il numero 87 del Maccabi ha riconquistato palla a centrocampo, è andato via velocissimo, ha scorto il portiere Chiodo, avanzato rispetto alla linea di porta e con un pallonetto magistrale di sinistro
ha infilato il pallone in rete portando il Maccabi a distanza di sicurezza. Adesso, quando mancano 60 secondi più recupero al termine della partita, sconsolato Fabrizio Valente, tecnico dello Sporting, perché la sua squadra stava producendo il massimo sforzo nel tentativo di pervenire al pareggio, forse lo avrebbe anche meritato per la mole, no, di occasioni create, ma il Maccabi, insomma, ha saputo resistere da grande squadra qual è, e poi ha piazzato il colpo del KO, probabilmente con Arman. Attenzione adesso a questa svirgolata di Spagnoletto, non se ne avvede il numero 20 Scognamillo, palla raccolta dal portiere Funaro. Alessandro Fiori. È come succede spesso nel calcio, nel momento in cui lo Sporting stava veramente facendo un forcing incredibile, è arrivato il contropiede, ma di la verità ne ha avuti anche prima alcuni, il Maccabi, che non ha sfruttato bene, e poi un gran gol, che dire, cioè, questo ragazzo è veramente bravo. Eh sì, bravissimo Arman, che insomma in velocità, sa il fatto suo, ha preso metri al numero 14 avversario, si trattava di Baiocchi che ha perso un pallone sanguinoso a metà campo e ha spianato la strada allo statunitense del Maccabi. Adesso Bondi, servito Bondi ai 25 metri, protegge palla, tocco indietro per Gioia, carica il destro Gioia, un tiro che sfugge alla presa del portiere Chiodo, il quale poi rientra in possesso del pallone, lo rilancia immediatamente nella metà campo del Maccabi, dove Catanzaro lo contende a Veneziano. Scognamillo, controllo con il petto, in avanti per lo scatto di Boria, nulla da fare per lui. Il portiere Funaro raccoglie il pallone adesso con molta calma, si appresta al rinvio. Siamo oltre il tempo regolamentare, già 75 secondi oltre l'80esimo minuto. Alessandro Fiori ci dice che è finita intanto all'Atletico 2000 con la vittoria dell'Unione Ferrovieri per 2-1 sul DLF Ciampino, che dunque ha accorciato le distanze. Zibikov in diagonale, vicina alla terza segnatura la squadra del Maccabi. Scintille intanto tra Catanzaro e Gabriel Pavoncello, non sappiamo francamente il motivo del contendere, il motivo del diverbio. L'arbitro Meloni adesso va a redarguire entrambi i giocatori, richiamo solo verbale, ci sembra di capire. E comunque partita che si avvia alla conclusione con il Maccabi avanti per 2-0 grazie alla doppietta messa a segno da Arman, maglia numero 87, calciatore di cittadinanza statunitense. E adesso non arriva Bondi, c'era anche posizione di fuorigioco, dicevamo. Arman è... intanto cade il microfono. Alessandro Fiori, ti chiedo la cortesia di girare qui la pagina della distinta di gara, sì, qui l'umidità la fa da padrona all'Urbe Tevere, siamo soltanto al 22 di settembre, immaginiamo cosa potrà accadere a gennaio o dicembre, lo sappiamo, Alessandro, lo sappiamo quello che può succedere, soprattutto quando si sta in campo. Qui non riusciamo a trovare le informazioni che cercavamo su Arman, adesso... Vabbè, cercheremo di essere più precisi. Nel frattempo ancora il Maccabi, Bondi non riesce ad indirizzare il pallone in porta. Ah, eccolo qui, Armanot Gil, perché in realtà il cognome sarebbe Gil, dicevamo, un giocatore statunitense ma di origini messicane,
Hermaniot Şengül, questo il nome completo del numero 87 del Maccabi, che adesso riceve palla proprio sotto la nostra postazione. Sembra un po' una gazzella nel suo incedere. Adesso Piperno sinistro, controllato dal portiere Chiodo, che evita la terza segnatura. Sarebbe stato un punteggio troppo severo, una punizione troppo severa per lo Sporting. No, Alessandro, assolutamente non lo merita lo Sporting, però in questo momento difendono in tre. Eh sì, poi è un peccato, perché quando si gioca una partita tutto sommato alla pari o quasi con gli avversari, se si finisce per perderla magari con il punteggio di 3 o 4-0, insomma, il giudizio sulla prestazione non cambia. Però chi non ha seguito la partita magari può farsi un'idea sbagliata, e poi anche per il morale, no? Attenzione, ancora in area Bondi, anzi Panosetti, 3-0 per il Maccabi al quinto di recupero. E finisce qui con il tris di Panosetti al quinto di recupero. Stavamo dicendo, Alessandro Fiori, quando poi si perde, ad esempio, per 3-0 dopo aver giocato una buona partita, non cambia il giudizio sulla prestazione, però il morale magari viene intaccato, perché se esci sconfitto di misura, si commenta la partita, si archivia come un semplice passo falso. Quando invece il punteggio assume contorni più pesanti, allora magari ci può anche scappare la parolina nello spogliatoio tra compagni, quindi qualche incomprensione, e poi sai, tornare a giocare non è più semplicissimo, perché si va in campo un po' condizionati. Tanto salutiamo il nostro grande Sergei Sibikov. No, come dicevi tu, è un peccato, perché poi la partita, finché rimane, ecco, 1-0, 2-0 anche, ci può stare, perché per come è andata ci può stare, ci poteva stare un 2-1, ci poteva stare anche un pareggio. Però poi quando alla fine molli e prendi 3 gol, magari prendi 2 gol nel recupero, insomma, almeno a me non fa molto piacere. Non fa piacere, certamente. Dunque, l'esperienza del Maccabi contro la freschezza dello Sporting, ha vinto la squadra più titolata, il Maccabi, 3-0 con la doppietta di Arman e il punto finale di Panosetti. È davvero tutto dal centro sportivo Urbe Tevere, tra poco le interviste di rito. Grazie per la collaborazione tecnica ad Alessandro Zimbile e a Federazione Calcio Video. Dal centro sportivo Urbe Tevere, una buona notte da Luciano Cesaretti. Alessandro Fiori.